una sorta di studio antropologico sugli italiani a tavola, quindi il loro rapporto non solo con il cibo, ma anche proprio con lo stare insieme intorno al tavolo, perché come si sa il pranzo della domenica è un po' un'istituzione per noi italiani e intorno a quella tavola, oltre a mangiare, si parlerà ovviamente di cibo, vedremo come preparano il pranzo, ci saranno anche delle ricette proprio specifiche per ogni famiglia, ma studieremo anche un po' le dinamiche personali tra i membri di queste famiglie. Sono famiglie che vengono dal nord, dal sud, dal centro Italia, quindi con accenti, modi di rapportarsi diversi, ma comunque alla fine noi siamo italiani, alla fine a tavola siamo poi un po' tutti uguali, ecco. Ma in verità ho scoperto che delle volte alcune cose che possono sembrare dei cliché in realtà sono vere, cioè la nonna che bacchetta perché dice ai miei tempi i bambini si crescevano, si tiravano su in un altro modo, oppure la suocera che litiga con la nuora, le scaramucce fra marito e moglie, insomma cose che potrebbero appunto, come ho detto, sembrare dei cliché, ma in realtà poi fanno parte della nostra vita e da nord a sud queste cose ci sono e le vedremo. E la cosa bella di questo programma è che, essendo girato con delle camere fisse, non essendoci una truppa all'interno delle case, i nostri protagonisti, le nostre famiglie non sono condizionate dalla presenza di estranei. Davvero dopo un po' si dimenticano delle telecamere perché sono lì, sono fisse, quindi vedremo proprio uno spaccato vero dell'Italia e degli italiani a tavola. Beh, un po' tutto naturalmente, la vittoria che poi insomma mi ha dato un sacco di soddisfazione e mi ha portato qui a continuare a parlare di cibo, a parlare di alimentazione, quindi manteniamo un po' un fil rouge. Beh, io sono un amante, un'appassionata, per cui amo mangiare, amo cucinare, amo stare a tavola, mi piace invitare gli amici, mi piace preparare, mi piace apparecchiare la tavola, quindi è un amore a 360 gradi, non è soltanto lo stare in cucina e preparare, ma anche mangiare, sedermi a tavola, chiacchierare, credo che sia uno dei piaceri della vita. Mi piace cucinare tutto quello che è a base di pesce, molluschi, crostacei, io sono napoletana, quindi ce l'ho nel DNA il mare. Questo Food Network potrebbe essere una bella opportunità. Ciao TV Zoom!